La figura del Krampus ha origini molto antiche, risalenti addirittura al periodo precristiano. Già nella Germania del VI secolo si era cominciato a parlare di strani personaggi dall'atteggiamento aggressivo e con maschere dall'aspetto demoniaco, mentre è a partire dal Medioevo che si diffonde l'uso di maschere che combinano lo spaventoso con il comico. Per quanto riguarda l'origine del nome Krampus, si può far riferimento alla parola Krampn, un termine bavarese che significa morto o putrefatto, e al termine Kramp, che in lingua tedesca significa artiglio. C'è da dire che il Krampus in Alto Adige e in Germania è conosciuto anche con il nome di Teufel, ovvero diavolo. Dunque il termine Krampus starebbe ad indicare nient'altro che il diavolo. La sua figura demoniaca, dall'aspetto spaventoso, viene rappresentata solitamente con indosso un cappotto o un completo di pelliccia, una maschera di legno con le sembianze del diavolo, un paio di corna, denti aguzzi e occhi terrificanti. I Krampus girano per le vie dei paesi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, facendo rumore con i loro corni e campanacci, o semplicemente urlando a squarciagola. Uno degli atteggiamenti più spaventosi, inoltre, è quello di colpire i passanti con le loro fruste. Non tutti, però, possono travestirsi da Krampus. Esiste infatti un vero e proprio regolamento. A travestirsi possono essere solo gli uomini. Ovviamente, esiste una versione femminile del Krampus, chiamata Krampa, ma viene comunque rappresentata da uomini vestiti da donna. Chi interpreta il Krampus deve anche essere scapolo. Chi si sposa, infatti, non può più travestirsi per partecipare alle sfilate tradizionali. Altra regola è che esiste un ordine gerarchico legato all'età. Sono infatti i più giovani a dover preparare i carri per le sfilate. Come abbiamo detto all'inizio, la figura del Krampus rappresenta il diavolo, dunque una figura cattiva, che al contrario, anticamente, era associata alla celebrazione del solstizio d'inverno e all'eterna lotta tra il bene e il male. Molti elementi usati ancora oggi durante i cortei del Krampus possono confermare il legame pagano con questa tradizione. L'uso della frusta, per esempio, potrebbe essere facilmente legato ad alcuni riti di iniziazione pagana, mentre la figura cornuta del Krampus può essere collegata alla figura del Cernunnos, divinità celtica per metà uomo e per metà cervo, simbolo maschile della fertilità, della caccia e degli animali, ma anche della morte e dell'oltretomba. Successivamente il tutto fu riadattato alla religione cristiana, secondo la quale il Krampus non sarebbe altro che il servitore del vescovo Nicola. Proprio a seguito di questo riadattamento cristiano nasce la leggenda del Krampus e di San Nicola, conosciuto oggi come Babbo Natale. La leggenda in questione racconta che a causa di un inverno particolarmente rigido, in uno sperduto paesino di montagna, gli abitanti erano rimasti senza scorte invernali. Per ovviare al problema della carestia, alcuni ragazzi decisero di travestirsi da diavoli, coprendosi con pellicce e corna di animali morti. Una volta travestiti in modo irriconoscibile, cominciarono a girare per i villaggi, terrorizzando le persone e saccheggiando le loro scorte di cibo. Dopo qualche tempo, però, tra di loro si mimetizzò anche il diavolo in persona. Inizialmente nessuno se ne accorse, in quanto il suo aspetto era molto simile ai loro travestimenti. Ma durante una delle solite razzie, uno dei ragazzi notò che uno dei suoi compagni, al posto degli scarponi, aveva gli zoccoli di capra. Il gruppo, terrorizzato, non poté far altro che invocare l'aiuto del vescovo Nicola, che grazie ad un esorcismo riuscì a sconfiggere il demone e a ridurlo in schiavitù. Da quel momento in poi, sempre secondo la leggenda, San Nicola cominciò a girare per le case, portando doni ai bambini buoni, mentre il suo fedele servitore demoniaco si occupava dei bambini cattivi. Il Krampus, infatti, doveva minacciare i bambini cattivi con il suo bastone, per poi caricarli nel Kraxn,
ovvero il grosso cestino che portava sulle spalle. Ma è a partire dal XIX secolo che fanno le loro prime apparizioni le famose sfilate dei Krampus, organizzate da giovani uomini che, travestiti da demoni, sfilano lungo le strade dei paesi. La sfilata è volutamente rumorosa. I demoni terrorizzano il pubblico con le loro urla e con i rumori provocati dalle catene e dai campanacci, vagando alla ricerca di adulti e bambini cattivi da punire con la frusta e seguendo la figura di San Nicola che, anticipandoli su un carro o a piedi, distribuisce caramelle e dolci ai più piccoli. Ma il compito di San Nicolò è anche quello di tenere a bada i suoi diavoli, che rincorrono per strada non solo bambini e ragazzi, ma anche adulti ed anziani, dando qualche leggero colpo di frusta alle gambe o sporcando il viso dei passanti con della cenere. Al tramonto, però, San Nicola scompare, lasciando i Krampus senza controllo, liberi di rincorrere la folla fino a tarda sera. Tale usanza si è mantenuta fino ai giorni nostri. Le sfilate dei Krampus sono infatti molto diffuse nella regione del Trentino Alto Adige, nell'estremo nord-est del Friuli Venezia Giulia e in alcune località del Veneto. Nel resto d'Europa, invece, le sfilate avvengono specialmente nelle zone di lingua tedesca, come la Baviera, la Svizzera e l'Austria. Prima di concludere il video, bisogna aggiungere che una delle regole principali dei Krampus è che la loro identità deve restare segreta. È infatti severamente vietato togliere la maschera ad un Krampus, anche perché, come nella leggenda, proprio dietro quella maschera potrebbe nascondersi il diavolo in persona.